per 21 anni del Consiglio d'amministrazione della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Luigi Cremonini, il re della carne, ha deciso di non ricandidarsi nella lista B per valore, per lasciare spazio ai giovani. L'ho detto perché lo penso sinceramente, anche in azienda, nella nostra azienda abbiamo tutto, cerchiamo di mettere, inserire giovani, perché oggi poi coi tempi che corrono, la velocità delle cose come cambiano, solo i giovani hanno la capacità di adeguarsi. Poi un giovane oggi di 20, 30 anni è uno formato come uno di 50 una volta noi. Salutando i soci durante l'assemblea di sabato a Modena Fiere, Cremonini lascia alle generazioni future l'eredità di una banca a detta sua solidissima. La BPR è una banca solidissima, cioè è ubicata in un territorio, il Modena, l'Emilia, cioè che è uno dei territori più attivi d'Italia, è radicata da più di un secolo. E poi si è sviluppata in tutta Italia, e dove è andata ha messo ordine, è inutile che raccontiamo, lei ha dato sicurezza anche a tutte queste banche che ha confederato al sud, ha messo ordine, è un miracolo. E anche al confronto con le altre popolari, la banca emiliana per lui è un modello. Se la paragoniamo agli altri istituti del suo settore, le banche popolari, la Banca Popolare di Modena è una che si è comportata anche dai risultati e tutto in un modo medio-alto di tutti i concorrenti.